Siamo arrivati alla conclusione di questo 2020 e incontriamo per l'ultima volta quest'anno l'eurodeputato, l'onorevole Pietro Fiocchi del gruppo ECR. Con lui andremo a tracciare quello che è stato il bilancio di questo drammatico 2020. Onorevole, intanto la saluto, grazie per essere di nuovo qui con noi. Si chiude un anno davvero drammatico per l'Europa, per il nostro paese. La pandemia ha mietuto migliaia di vittime, come sappiamo, e continua a mieterne. Stiamo assistendo anche ad una grave crisi economica dalla quale ci vorranno probabilmente anni per poterci riprendere. Una crisi che non ha risparmiato le nostre passioni, una su tutte, la caccia. Aziende del settore armiero, ma anche del suo indotto, che sono state costrette a rimanere ferme, perdendo fatturato. A novembre ci si è dovuti di nuovo fermare per questo secondo lockdown, zona rossa, zona arancione, poi finalmente la zona gialla e adesso con questo nuovo comandamento che ha imposto il presidente Conte ci si fermerà un'altra volta per le feste natalizie. Le chiedo intanto un suo commento e una valutazione politica di tutto ciò. Beh, una valutazione politica, purtroppo questo governo agisce un pochino a caso, senza un disegno di lungo termine e soprattutto in maniera molto poco chiara. Prima parlava delle questioni economiche e il fatto che hanno consentito di lasciare aperte le armerie ma hanno chiuso la caccia contemporaneamente è stato pazzesco, perché di fatto sotto c'è un disegno di dire tu puoi aprire per cui non hai diritto ai fondi del governo, però peccato che non faccia uscire i tuoi clienti, per cui di fatto cornuti e mazziati. È una situazione molto grave, molto difficile. Anche a livello europeo è difficile, abbiamo visto la Germania, l'Inghilterra, la Svizzera, tutti i paesi che adesso sono in pieno lockdown, come l'Austria. Eh sì, purtroppo la situazione è quella che è, anche se assolutamente non è comprensibile il fatto che hanno tolto di mezzo, hanno proibito la caccia, e che è una questione solo praticamente italiana, perché l'unica altra eccezione era la Francia, che però anche nei momenti di chiusura totale consentivano la caccia agli ungulati. In altri paesi addirittura hanno affermato la caccia è un servizio, è un bene incredibile per il governo e per lo Stato, per cui la caccia va bene. Addirittura, che è una cosa che a me piace molto citare, l'Ungheria, che dice che faccio il lockdown notturno dalle 10 alle 5 di mattina, eccetto per comprovati bisogni di lavoro e di caccia, neanche di sanità, lavoro e caccia. Per cui uno che andava a caccia poteva circolare durante il lockdown in Ungheria. Da noi invece ci hanno blindato in casa. In Regione Lombardia non si è adottato subito lo strumento che ha applicato la Toscana, solamente negli ultimi due giorni in zona arancione si è potuto andare a caccia, ma ormai era scaduto il termine, si sarebbe passati due giorni dopo in zona gialla, ecco. Si poteva fare di più. Si poteva fare di più e più in fretta, purtroppo quello che ho notato è che non c'è la volontà politica di fare queste cose. Per cui alla fine si è mossa bene la Toscana, è abbastanza in fretta, e la Lombardia ha seguito molto in ritardo e non tanto bene. Purtroppo questa è la situazione. Onorevole Fiocchi, facciamo un bilancio adesso di quella che è stata l'attività parlamentare europea a Bruxelles e soprattutto a Strasburgo nell'ultima votazione in plenaria, dove l'obiezione ECR non è passata. Si è trattato di un voto politico, abbiamo capito bene come sono andate le cose? Sì, si è trattato quella sulle zone umide. Si è trattato di un voto politico, perché tante forze politiche che sono rimaste d'accordo con me sul fatto che era un regolamento scritto molto male, con tutta una serie di problematiche sia giuridiche che pratiche che di law enforcement eccetera eccetera, però hanno detto non possiamo votare a favore perché altrimenti politicamente corretto ci vengono addosso eccetera eccetera, per cui si è trattato di fatto di un voto politico. Ci ho detto, per quelli che non l'avessero ancora capito, tra un po' verrà pubblicato ufficialmente questo regolamento contro l'uso del piombo nelle zone umide e ci sarà un periodo di transitorio di 2 anni,
per cui non è immediata l'applicazione. E quindi comunque, per chiarire, questi due anni non succederà niente? Questi due anni no, è il transitorio per permettere alla gente di adeguarsi al nuovo regolamento. Noi comunque ci stiamo muovendo, perché purtroppo, che era uno dei problemi che avevamo sollevato, questa legislatura, questo regolamento va a impattare anche su attività quali per esempio i campi da tiro e i poligoni, perché se dovessero trovarsi dentro una zona umida dovrebbero chiudere, per cui stiamo almeno cercando di salvaguardare i tiratori, almeno quello. E anche sulla pesca? E anche sulla pesca. Certo, anche sulla pesca. Ricordiamo che sono tantissimi i cacciatori che poi praticano anche la pesca, ma sono tantissimi proprio anche i pescatori che risentiranno di questa decisione finale, se sarà così. No, certamente, anche se questa qua è molto più specifica sulla caccia e nelle zone umide. Rimane comunque il casino della definizione di cosa sono le zone umide, però appunto è il primo passaggio che fanno da questo punto di vista, perché la loro intenzione è quello di fare un divieto totale del piombo sia nella caccia che nella pesca, non importa dove, come, quando e perché uso, per cui questo sarà la battaglia futura che dovremo combattere al Parlamento Europeo. Un divieto che metterà in condizioni critiche non solo chi va a caccia, ma anche tutto il settore armiero, tutto quello che circola intorno, un indotto specifico che garantisce per adesso occupazione a migliaia di persone. Ma certamente, perché un divieto totale dell'utilizzo del piombo nelle munizioni per la caccia, ma non solo per la caccia, anche per il tiro, farebbe veramente dei danni incredibili, oltre al fatto che tantissimi calibri come li conosciamo oggi, a partire per esempio dal 22, che è un'arma che viene usata per il tiro a segno ma non solo, è impossibile da fare senza il piombo, per cui scomparirebbero interi calibri, scomparirebbe un sacco di utilizzi. E l'ultimo, ovviamente, quelli più impattati da un divieto totale del piombo sono i capannisti, perché comunque non c'è una soluzione tecnica adeguata per sostituire i pallini in piombo molto piccoli. Che poi saranno anche più costosi. O meglio, c'è una soluzione tecnica, ma costa tantissimo. Se si vuole pagarli uguale, la soluzione non è adeguata dal punto di vista di performance fuori dal vivo di volata, per cui anche le prestazioni balistiche terminali, per cui anche l'uccisione e non il ferimento della preda. Allora, vorrei parlare un po' ancora dell'Europa, perché in questo periodo dove un po' tutti adesso ci si ferma per via delle feste di Natale, per Capodanno e così via, c'è chi si sta portando avanti, come i Verdi in Europa, che hanno già presentato programmi fino a marzo contro appunto la caccia, ma contro anche un sistema paese che va a cozzare contro quelli che sono gli interessi poi della gente. No, ma sicuramente loro purtroppo in maniera molto poco democratica stanno approfittando delle difficoltà del Covid per spingere la loro agenda in maniera molto veloce, ed è molto difficile lavorare a distanza senza poter andare a interfacciarsi con tutti gli attori di questi dossier, di queste decisioni, parlare con tutte le commissioni eccetera eccetera, per cui stanno veramente spingendo molto forte, in maniera di nuovo non democratica, perché sta diventando di fatto l'equivalente dei nostri DPCM in Italia, cioè pam 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 butto fuori roba, sapendo che è molto difficile da ostacolare, per cui questa è una situazione così. Di contro noi siamo abbastanza ben attrezzati, per cui invece nonostante le loro intenzioni abbiamo in mente dei piani molto interessanti che ci potranno anche aiutare molto sul territorio italiano, per esempio sul commercio dell'avifauna, in modo da riportarla legale in Italia, e mi sto riferendo comunque anche alla Polentuseia e allo Spiedo Bresciano tra gli altri. Abbiamo anche tutta una serie di programmi che dovrebbero riuscire a portare dei fondi sul territorio per le scuole venatorie ambientali, che ci consentirebbe di fare molta comunicazione, addirittura andare nelle scuole a insegnare cos'è la vera biodiversità e cosa fa il cacciatore, il pescatore nella natura. E c'è tutta un'altra serie anche comunque di piani su quello che è la legale commercializzazione della selvaggina, in modo da farlo diventare un sistema virtuoso, perché comunque la selvaggina non ha antibiotici, non ha additivi, non ha roba chimica, non ha niente, non ha ormoni ed è abbastanza chilometro zero.
Per cui sarebbe molto bello, secondo me, dal mio punto di vista, creare anche un indotto dal punto di vista della filiera agroalimentare, ecco, partendo dalla caccia. Peste suina e aviaria permettendo, perché in questo momento di traverso arrivano anche queste due condizioni. Peste suina è un problema gravissimo e per adesso non è arrivata in Italia, salvo il ceppo, che però è un ceppo locale della Sardegna. Sarebbe un dramma soprattutto per gli allevatori della pianura padana, con tutte le eccellenze dei vari prosciutti, dal San Daniele a scendere verso la Parma, eccetera eccetera. Per adesso non c'è, però cioè c'è nell'est europeo ed è un attimo che potrebbe arrivare. L'aviaria, secondo me, in questo momento è usata un po' come una scusa per porre ulteriore limitazione all'esercizio della caccia, perché ho visto sulla base di quali dati si vieta l'uso dei richiami vivi, intanto hanno veramente abusato di due o tre segnalazioni, tra l'altro relativamente vecchie, che secondo me non giustificavano il fatto di portare l'aviaria come un problema principale e ergo, e conosciamo i nostri nemici, una limitazione sulla caccia ulteriore. Mi consento, onorevole, di fare un passo indietro e tornare ancora su quello che è stato il voto in plenaria, perché io credo che anche da parte sua ci sia un po' di delusione, un po' di rammarico nel fatto che anche alcuni esponenti del gruppo Biodiversità Intercaccia non hanno dato il loro appoggio in fase di votazione. Mentre magari sono arrivati i voti, stranamente, di Berlusconi e di Calenda, che erano quasi inaspettati. No, devo dire no, abbiamo lavorato bene anche con alcuni amici del PD, posso dire, e di Forza Italia, vi dicendo. Purtroppo siamo stati traditi addirittura da alcuni membri dell'intergruppo a difesa della caccia. Io infatti ho chiesto al Presidente che i tre vicepresidenti che hanno votato contro l'obiezione si dovevano dimettere se avevano una coscienza, e questi mi hanno fatto una pernacchia, però questo secondo me è significativo. Se fai parte di un intergruppo e soprattutto hai una carica all'interno di un intergruppo come quella di vicepresidente, non puoi permetterti di votare contro. Cioè, se si condivide un progetto, si va avanti. Perché questi tre hanno votato contro per questioni politiche, e allora non far parte dell'intergruppo e non accettare la carica di vicepresidente. Cioè, secondo me era abbastanza chiaro. Facevano meglio, più bella figura, dire faccio un passo indietro, esco dall'intergruppo. Esco dall'intergruppo o mi dimetto da vicepresidente oppure non voto. Ma invece hanno votato contro. Affrontiamo il tema invece nazionale con i ricorsi al TAR che hanno colpito questa stagione venatoria già martoriata da sé, sospensive, calendari venatori, tutta una serie di limitazioni che hanno fatto crescere il malumore fra i cacciatori, fra le associazioni, e siamo andati un po' al tutti contro tutto. Allora, sta roba qua io sono convinto che si tratta da un lato di mancanza di volontà politica e dall'altra parte di una pochissima professionalità, se non peggio, da parte degli uffici competenti nei vari assessorati alla caccia e alla pesca nelle varie regioni. Purtroppo il panorama italiano è abbastanza triste su quasi tutte le regioni, con pochissime eccezioni, ma di fatto il fatto di arrivare così in ritardo, senza aver fatto le valutazioni di impatto ambientale, senza aver fatto il piano faunistico venatorio, senza aver fatto le cose giuste, è chiaro che espone il fianco a tutti i ricorsi al TAR, anzi c'è il sospetto che in alcuni uffici dei vari assessorati regionali siano stati addirittura costruiti apposta i documenti e passati direttamente ai nostri amici della LAC o di tutte le varie associazioni ambientaliste per permettere a loro di fare un ricorso nel giro di pochi secondi. È chiaro che se poi tu pubblichi tutto a pochi giorni dall'inizio della stagione di caccia, poi non ci sono più i tempi tecnici neanche per reagire. Per cui da questo punto di vista qua sto mettendo assieme una squadra, perché noi dobbiamo cominciare a martellare sia politicamente che come pressione da parte dei cacciatori gli uffici competenti, in modo che facciano tutte le cose giuste perlomeno per impedire i ricorsi, o se ci sono i ricorsi per darci il tempo di reagire in maniera molto rapida. E questo secondo me è la base ed è fondamentale, perché altrimenti ogni anno sarà peggio.
questa situazione ha creato molto delusione e malumore fra i cacciatori. Cacciatori che dicono non faccio più neanche la tessera associativa, secondo me sbagliano, perché le associazioni venatorie hanno un ruolo ben definito, lo svolgono abbastanza bene come possono. Qualcuna porta avanti certe idee, altre ne portano avanti altre, comunque non può mancare il ruolo fondamentale dell'associazione venatoria. Beh, l'associazione venatoria ha un ruolo sì fondamentale, ma se parlasse in maniera univoca con il mondo della politica, perché se già cominciamo ad andare divisi nel confronto con il mondo della politica, noi siamo perdenti di partenza. E ci sono parecchi esempi in parecchie regioni in cui le associazioni si sono divise e non sono neanche riuscite a fare un documento condiviso da mandare in maniera forte all'assessorato competente. Io avrei fatto addirittura ancora di più, avrei fatto scrivere migliaia di email a tutti i cacciatori, avrei messo pressione, avrei fatto tutto quello che si doveva fare. È chiaro che in periodo di Covid non puoi andare a fare la manifestazione sotto il Pirellone, parliamo della regione Lombardia, ma comunque sotto il palazzo della regione nelle varie regioni, ma altrimenti va fatto, perché altrimenti veramente siamo finiti. Ma proprio in Lombardia si sta cercando di creare, come già in Toscana, una sorta di coordinamento delle associazioni venatorie, ognuna con la propria ideologia, ognuna mantenendo il proprio status e la propria bandiera, però uniti proprio per far fronte a questa situazione, in modo da potersi confrontare in maniera univoca di fronte appunto al mondo politico. Allora è un punto fondamentale. Da mia esperienza, fin quello che ho visto, i tentativi che sono stati fatti hanno avuto alterni successi, nel senso che anche le varie cabine di regia, quando riescono a ottenere un documento che è condiviso da tutte le associazioni, normalmente è un documento abbastanza soft, non vanno dentro con la vanca e il piccone, no? E spesso non riescono neanche a produrre un documento univoco. E purtroppo il mondo della politica, lo stiamo imparando molto bene, se non vedono che c'è dietro una forte unità, con una forte coesione di tutti i cacciatori che lo stanno mettendo, questo assessore alla caccia e alla pesca, sotto la lente di ingrandimento, questo svicola. Forse perché c'è anche un errore di fondo a livello nazionale, dove la caccia è di competenza del Ministero dell'Agricoltura, ma di fatto viene gestita dal Ministero dell'Ambiente in tutto e dappertutto, i contatti con ISPRA e tutto quello che gli va dietro. E purtroppo in Italia sì, c'è questa stranezza giuridica in cui io non sono particolarmente d'accordo, però così è. Ma non saprei neanche come uscire dalla situazione romana, dallo status quo, e questo è veramente, veramente difficile. Certo che poi, se tu hai in mano un sacco di competenze che vanno a impattare sull'esercizio venatorio, in mano un ministro Costa che usa in maniera intercambiabile il termine bracconiere e cacciatore, si sa dove andiamo a finire. Abbiamo capito tutto. Abbiamo capito tutto. Avanza invece una cosa negativa per la caccia, veramente una spada di Damocle, che è il disegno di legge 1078 sulla tutela degli animali. Qualcuno, il nostro amico Busana, lo ha definito ammazza caccia, ma lo ha definito così giustamente, perché alla fine si tratta di questo. Soprattutto per quanto riguarda l'articolo 842 del Codice Civile, che se venisse abrogato vieterebbe ai cacciatori di andare nei terreni agricoli, ma lo vieterebbe però anche a chi esce a funghi, a chi va a fare il picnic, a chi va a cavallo, a chi va in mountain bike. Forse sì, non si rendono conto di questo. No, si rendono conto benissimo, purtroppo, chi ha fatto questo disegno di legge, il 1078, e non c'è solo l'abrogazione del 842, c'è anche tutta un'altra serie di cose veramente allucinanti. Che vanno alcune anche, magari anche condividibili. No. Scusami con no, secco, perché veramente c'è di tutto, cioè vanno a non concederti l'utilizzo per esempio dei collari elettronici nella caccia alla lepre, vanno a toglierti tutta una serie di altre possibilità, vanno a impattare anche sulla pesca, tra l'altro, sia la pesca professionale che la pesca dilettantistica, cioè di fatto è un attacco aperto
in tutte le maniere alla caccia e alla pesca, le vogliono togliere di turno, con il raddoppio di tutte le sanzioni, con facendo diventare un sacco di cose penali, facendo obbligatoria la sospensione della licenza per un numero doppio di anni, cioè lì dentro ha messo dentro di tutto e di più. Ecco, noi ci siamo attivati subito e abbiamo messo assieme... Ecco, se non sbaglio lei è stato forse tra i primissimi ad accorgersi di questo tranello. Sì, ad agitarsi sì, siamo stati tra i primi, abbiamo messo assieme, se non erro, 31 emendamenti che verranno presentati in Commissione Giustizia in Senato, che sono fatti molto bene, argomentati molto bene, per cui secondo me siamo a posto. Adesso stiamo preparando anche un ulteriore passaggio che forse è ancora più interessante degli emendamenti, che però non vi posso dire. Nessuna anticipazione. Non svegliamo le carte. Però adesso è un po' da capire la situazione, perché la Lega, e ovviamente parliamo del senatore Bruzzone che sta sul pezzo perché è un grande cacciatore, però hanno presentato più di 5.000 emendamenti, cioè di fatto hanno optato per una tattica ostruzionistica. Il problema è che in passato questo genere di tattiche qua li fanno fuori con la famosa regola del canguro, per cui accorpano migliaia di emendamenti tutti assieme, li votano tutti assieme invece che votare ogni singolo emendamento, ed è il pericolo che tirino dentro anche i nostri emendamenti e facciano malloppone con quelli della Lega, per cui io su questo sto un pochino allerto, sto cercando di seguire con attenzione e vediamo. Anche se la soluzione che abbiamo pensato e la stiamo preparando in sti giorni in modo da poi consegnarla al senatore La Pietra, che mi sta dando una mano, perché io non sono nel Senato, per cui ho dovuto appoggiarmi al senatore La Pietra di Fratelli d'Italia, questo che stiamo preparando sarà ancora più forte secondo me degli emendamenti, per cui c'è una buona speranza che riusciamo a portare a casa qualcosa, però è una guerra vera. A livello europeo, coinvolgendo magari anche altri stati membri che possono essere toccati da questa situazione, ci potrebbe essere una soluzione che a ricaduta poi tocchi anche l'Italia? In teoria sì. Detto ciò, io questo esempio lo faccio spesso, cioè ci sono delle direttive europee che se tu vai nei vari stati europei sono applicate in maniera completamente diversa, per cui se c'è la volontà politica a Roma di utilizzare le direttive, le indicazioni europee in maniera molto più restrittiva, in maniera molto più punitiva verso i cacciatori e i pescatori, il governo italiano può farlo, infatti lo fa. Le chiedo il 2021, come lo affronterà dai banchi di Bruxelles? Quali sono le cose che vorrà portare avanti nei prossimi mesi? Ma allora, vabbè, c'è la guerra atomica sulla questione del piombo. Lì è una cosa molto complessa, però ci siamo già attrezzati, sappiamo cosa dobbiamo fare. Tra l'altro ringrazio ancora gli amici cacciatori che hanno partecipato alla consultazione pubblica, perché mi danno materiale per rompere scatole alla Commissione, e andremo avanti a rompere scatole finché riusciremo a ottenere qualche cosa. È una guerra impari, perché ce l'abbiamo già visto con la questione del divieto del piombo nelle zone umide, siamo riusciti quasi a arrivare a una maggioranza in Commissione, ma poi abbiamo perso di poco. E poi in Parlamento prevalgono delle logiche politiche, per cui è molto difficile difendere il piombo in questo Parlamento. Per cui una volta che arriviamo al voto in Parlamento, ragionevolmente perdiamo il voto. I nostri cacciatori, per cui non voglio arrivare al voto in Parlamento. I nostri cacciatori lombardi spingono ancora, sperano, sognano deroghe e catture dei richiami vivi. Anche qui l'Unione Europea si era espressa già a suo tempo, però di fatto in Italia non viene più applicata dal 2011. Ma come dicevamo prima, questo comunque è una colpa dell'Italia e delle regioni, perché le deroghe sono permesse, è scritto nero su bianco che sono permesse. E poi di però, mezzo c'è l'ISPRA però. Di mezzo c'è l'ISPRA, anche se tu vai a vedere i vari calendari che non sono usciti da alcune regioni sono addirittura rafforzativi del parere dell'ISPRA, per cui in questo momento io, che sono veramente basito, assisto alla politica che va oltre l'ISPRA. Una volta il problema principale era l'ISPRA, adesso invece addirittura vanno oltre.
pensando che se sono più realisti del re non hanno problemi con nessuno. In realtà non è vero, non è vero. Onorevole Fiocchi, sotto l'albero cosa vorrebbe trovare quest'anno? Bella domanda. Mi piacerebbe un'ISPRA che funziona dai dati e sia scientifica e non politica ideologica. Mi piacerebbe avere gli assessori in tutte le regioni italiane che siano competenti, che facciano le cose giuste, e mi piacerebbe che l'anno prossimo rivedere il camoscio che mi son perso. Grazie a tutti sti casini qua. Ma sicuramente, cioè, questa è una lotta, ma va fatta, e non l'abbiamo più escluso nel cacciatore, dobbiamo veramente farci sentire, dobbiamo mettere pressione perché si aggiustino queste robe qua, perché altrimenti la china che stiamo prendendo è veramente deleteria. Allora, a questo punto le chiedo di esprimere i suoi auguri ai nostri telespettatori, agli amici che seguono Caccia Europa, ma a tutti i cacciatori in genere, a tutti i pescatori, a tutti i tiratori e a tutte quelle persone che fanno parte del nostro mondo. Grandissimi auguri in un momento veramente difficile per la nostra nazione, ma anche per la nostra passione, però ovviamente uno si concentra di più su quello che sta succedendo a causa di questa pandemia orrenda. Passatelo bene, preparatevi per la lotta, perché l'anno prossimo o la va o la spacca, e a me piacerebbe avervi tutti con me. Lottiamo per portare avanti le nostre passioni. Uniti si vince. Uniti si vince. Benissimo, io ringrazio l'onorevole Pietro Fiocchi del gruppo ECR, europarlamentare a Bruxelles. Un ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito in questi mesi. Caccia Europa tornerà poi a gennaio con l'anno nuovo, con la speranza ovviamente di dare ulteriori buone notizie. Buone notizie. E speriamo che siano davvero buone. Grazie a tutti.